L'anello d'oro per la categoria audiodescrizione va a Francesca Di Girolamo, la prima premiata per questa nuova sezione dedicata all'audiodescrizione per i disabili sensoriali della vista. Lo scorso anno, per celebrare il ventennale, abbiamo lanciato la campagna Per vedere ad occhi chiusi, che promuove l'accessibilità nella fruizione degli audiovisivi. Quest'anno portiamo avanti un altro step, la nuova sezione e ben due premi. Ringraziamo per la disponibilità la Onlus Brandside Project, nuova referente per la giuria, con la sua presidente Laura Raffaeli. La premiata ci spiegherà meglio che cos'è l'audiodescrizione. L'audiodescrizione concorre a rendere accessibili prodotti audiovisivi e di intrattenimento dal vivo o su piattaforma a milioni di italiani con disabilità visiva. Nello specifico, l'audiodescrizione può definirsi un vero e proprio lavoro di rilevanza sociale e di interconnessione tra un audiovisivo e il pubblico che ne fruisce, attraverso una lunga filiera realizzativa, che va dal testo redatto dallo scrittore e audiodescrittore alla voce narrante di uno speaker professionista, passando per l'abile missaggio dei tecnici di sala e fino al confezionamento del prodotto da parte della società che lo consegna al committente per la diffusione accessibile al vasto pubblico. Rendere accessibile un prodotto culturale, cinematografico, televisivo, teatrale o sportivo significa adottare un codice unitario, tecnicamente certo, che restituisca allo spettatore ogni sfumatura dell'evento, affinché possa essere fruito alla pari con amici, familiari o, perché no, con perfetti sconosciuti. Il lavoro di scrittura di un testo originale che si interfacci in maniera armonica con l'opera cine-televisiva richiede tecnica e preparazione, e non si può di certo improvvisare. La narrazione avviene al tempo presente, attraverso frasi semplici ma evocative, per consentire al pubblico il tempo di incamerare le informazioni date. Attraverso la descrizione del tempo fisico, dei luoghi, dei soggetti e delle loro azioni, l'audiodescrizione accompagna la narrazione filmica in punta di piedi, che sia dietro a una confortevole scrivania, su un letto sfatto o in una stanza caotica, la vita dell'audiodescrittore si svolge più o meno così, in una continua sospensione dal tempo reale. Tradurre le immagini in parole è un lavoro solitario che richiede un'approfondita conoscenza della lingua italiana e del linguaggio cinematografico. I professionisti del settore mettono da parte ogni velleità letteraria e interpretativa in virtù di regole certe stabilite dalle linee guida europee dell'Independent Television Commission e dalla formazione sul campo. Il lavoro di squadra gioca un ruolo determinante nei prodotti di lunga serialità, audiodescritti a più mani, per cui il rispetto delle regole diviene essenziale per restituire omogeneità e uniformità stilistica agli spettatori. Altrettanto importante è il feedback del pubblico, dei singoli come delle associazioni di categoria, al fine di migliorare e perfezionare i testi audiodescritti di questa branca dell'accessibilità in continua espansione. Chiedo venia per la mia voce sgangherata all'interno di un festival così importante dedicato al doppiaggio, ma per celebrare l'istituzione di un premio all'audiodescrizione era importante in qualche maniera fare il punto della situazione e raccontare un po' a tutti di che cosa si tratta. Il primo ringraziamento per questo premio che mi onora e mi emoziona non può che andare a Tiziana Voarino, l'organizzatrice e direttrice del Festival Voci nell'Ombra, che ha creduto fortemente nell'inserimento dell'audiodescrizione tra le categorie di premi attribuiti in questa serata di cerimonia. E insieme a lei alla giuria di categoria per le audiodescrizioni, rappresentata dalla Blind Sight, che ha scelto di premiare quest'anno il mio lavoro per Ammamet, per cui ringrazio la società Artist Project, nelle persone di Vera Arma e Carlo Caffarella, per avermelo affidato. Non posso che ringraziare insieme a loro anche il resto dei protagonisti della realizzazione di questo prodotto, la speaker Daria Esposito e i tecnici di sala Fabrizio Nesta,
Lorenzo Briguori. Ringrazio l'AIDAC, Associazione Nazionale di Categoria, di cui sono onorata di fare parte, che mi ha consentito di formarmi alla professione di audiodescrittrice, mettendo a disposizione le più alte professionalità all'interno dell'organizzazione. Manuela Marianetti, Beatrice De Caro Carella, che mi ha seguita per lunghissimo tempo, e soprattutto Laura Giordani, una grandissima professionista a cui devo praticamente ogni cosa che ho imparato. Insieme a loro ringrazio Serena Pignataro, la graphic designer che ha curato con me la realizzazione di questo video e che mi segue in ogni follia. Ho avuto modo di incontrare professionisti che ogni giorno silenziosamente lavorano alle audiodescrizioni per restituire prodotti sempre più calzanti e rispondenti alle esigenze del pubblico. Ed è con loro che vorrei condividere questo premio. Come nella migliore tradizione, i premi così belli, momenti così importanti vanno dedicati alla mia famiglia, ai miei amici che nel tempo hanno compreso l'importanza di questa professione e anche questo mio scomparire per lunghi periodi, perdendomi anche pezzi di vita importanti, e soprattutto al mio compagno di vita, Tonino, che ogni giorno riesce a prendermi da quel tempo sospeso e a riportarmi alla realtà. Grazie ancora a tutti voi e buona serata. E per questa sezione abbiamo ancora un premio, si tratta del premio alla carriera per audiodescrittrice, che va per il grande impegno profuso nel far comprendere l'importanza dell'audiodescrizione e per la professionalità e ancora per il ruolo rilevante nella formazione a Laura Giordani. Ringrazio la giuria che ha deciso di premiarmi alla carriera di audiodescrittrice. Ringrazio Tiziana Vuorino, la presidente del festival Voci nell'Ombra. Sono onorata, emozionata, non me l'aspettavo. Vorrei ringraziare la Blind Sight Project, una ODV per disabilità sensoriali, nella persona di Laura Raffaeli. La mia storia la conoscerete tutti dopo quasi 34 anni. Per qualcuno ero sprecata dietro una scrivania, anche se mi divertivo un mondo a cercare di far combaciare quelle crocette delle disponibilità dei doppiatori. Però poi, come ho detto, qualcuno pensava che in qualche modo dovessi tirar fuori questa mia passione per la scrittura e mi ha così, diciamo, spinta a fare dei dialoghi. E vorrei ringraziare anche lui, un mio carissimo amico ormai, Saver, o come lo chiamate tutti, Sasà. E poi vorrei ringraziare la famiglia che mi ha cresciuta per tanti anni, e è la Roy Film. Vorrei ringraziare Roy, i miei colleghi. Vorrei ricordare una persona dolcissima con cui ho trascorso degli anni bellissimi, sia all'Angry Service che alla Roy Film, ed è Nadia, e vorrei ricordarla perché non c'è più e perché in qualche modo so che abbiamo fatto una piccola parte della storia. E vorrei ringraziare l'AIDAC, l'associazione di categoria dialoghisti e adattatori, e da 2 anni anche audiodescrittori. Vorrei ringraziare il presidente Francesco Vairano, il vicepresidente Tony Biocca e tutti i membri del consiglio e gli associati per aver dato la possibilità anche agli audiodescrittori, a questa giovane figura professionale, che poi ormai tanto giovane non lo è più, di appoggiarsi, di avere un'associazione che li tuteli, ci tuteli. Ringrazio le Onlus per avermi aiutato, per avermi dato la possibilità di collaborare con loro per migliorare l'audiodescrizione. E ringrazio tutte le persone che ho incontrato nel mio cammino. Tutti quelli che hanno contribuito a farmi assegnare questo premio. Perché sono nel settore dal 1987, anche se conosciuta per nome e non per cognome, Laura Roy Film, poi Laura dell'Angry Service, poi Laura della Roy Film. Ed eccomi qui, ora, come Laura Giordani, adattatrice, audiodescrittrice e scrittrice.
dall'età di 14 anni. Per quanto riguarda l'audiodescrizione, è iniziato nel 2009 tutto per caso, grazie a due fantastiche persone, Violetta e Claudio, che ho conosciuto proprio in quell'occasione in cui sono stata chiamata in Rai per chiedermi se fossi interessata ad intraprendere anche la carriera di audiodescrittrice. Era un po' un salto nel buio, però per me è stato un piacere conoscere tante persone squisite, tanti disabili sensoriali, con cui abbiamo iniziato un percorso di crescita per quanto riguarda l'audiovisivo, con cui abbiamo messo a punto le linee guida, quelle più corrette. Oggi abbiamo un bagaglio culturale dell'audiodescrizione molto importante, molto utile. Oggi collaboriamo, non c'è più chi scrive, chi guarda, oggi parliamo e ci diciamo quello che è giusto e quello che è sbagliato, perché noi non scriviamo per noi stessi, ma descriviamo quello che vediamo per i disabili della vista. Vorrei dedicare questo premio inaspettato alla mia famiglia che mi ha sostenuta per una vita intera, che ha fatto enormi sacrifici per me, per la mia istruzione. Ringrazio i miei genitori, ringrazio mia sorella e mio fratello per essermi sempre accanto e sostenermi. Ringrazio tutto il settore del doppiaggio perché è casa dal 1987. Spero che tutto riparta bene al più presto e a quel punto, nel momento in cui ripartirà tutto, io farò un po', saltellerò da una sala all'altra solo per tornare a sentire il profumo, di quei luoghi e tornare un po' a casa. Vi abbraccio forte, grazie a tutti.